Fu così che Giulio Cesare, anche se la storia ufficiale non lo racconta, tornò a Roma senza essere stato pugnalato, soffocato, avvelenato o, peggio che peggio, senza aver sposato Cleopatra. Ma altri durissimi compiti aspettavano Cesare. Primo fra tutti, l'approvazione della legge sul divorzio. Salve! Eccoci qua! Come state? Tutto bene? Mi hanno forse pugnalato? Ma sa che sto antipatico a qualcuno. Ho colpito 6 volte. Devo io morire così, trafitto. E tu, brutto figlio di una... Così muore Cesare. Lascia almeno che dica le mie ultime parole. Amici romani, proletari. Ah no, pure ora, ma che strazio.